Come fatto un articolo di cronaca, quali sono le parti fondamentali? La prima parte è il paragrafo introduttivo, si chiama lead, dall'inglese guidare, guida quindi. La seconda parte è il corpo centrale, la terza, facoltativa, non necessariamente presente, è la conclusione. Esaminiamo queste parti nel dettaglio. Ecco un esempio di lead. Malala, il nome per la pace, va a scuola. Titolo. Questo è il lead di un articolo più esteso che qui non viene citato. Da grande voglio fare il primo ministro del mio paese, ha detto ieri senza tanti giri di parole. Il soggetto, sottinteso, è Malala. L'autore non lo cita, il soggetto, perché è ovviamente menzionato nel titolo. Per ora da piccola ha appena ricevuto il premio Nobel per la pace. Lei è Malala Yousafzai, che in tandem con il 60enne indiano Kailash Satyarthi ha sbaragliato sul filo di lana candidati eccellenti piuttosto eterogenei come Edward Snowden, Chelsea Manning, Papa Francesco e perfino Vladimir Putin. Perché questo è un lead? Innanzitutto perché è il paragrafo introduttivo che è focalizzato su alcuni elementi. Su alcuni elementi fondamentali della notizia, quali sono che una ragazzina pakistana di appena 16 anni ha vinto il premio Nobel. Tutti elementi che saranno ampliati e sviluppati nel corpo centrale. Lo scopo del lead qual è? Enunciare i fatti, gli elementi più interessanti della notizia per incuriosire, per catturare l'attenzione del lettore, per spingerlo a leggere tutto l'articolo. Nel corpo centrale il giornalista sviluppa gli elementi anticipati nel lead aggiungendo altre informazioni. Nella conclusione, che come abbiamo detto non è obbligatoria, il giornalista riepiloga i punti più importanti dell'articolo riallacciandosi quindi al lead, oppure o anche conclude con una battuta di spirito d'effetto o umoristica. Ecco un esempio di un articolo di cronaca che contiene gli elementi che abbiamo citato. Innanzitutto il lead che abbiamo evidenziato in rosso. In estrema sintesi, nel lead il giornalista riferisce gli elementi fondamentali della notizia, cioè che un gruppo di ragazzini, dilettanti archeologi, in Inghilterra, nel nord-ovest dell'Inghilterra, hanno scoperto un ornamento per capelli in oro vecchio di 4.000 anni e questo è il lead. Notate anche che il giornalista inizia con un'affermazione che invita, che sollecita la curiosità del lettore ed è anche un inizio ad effetto. Chi pensa che le gite scolastiche non siano particolarmente istruttive dovrà ricredersi. Questo dimostra la funzione fondamentale del lead, che è quella di invogliare il lettore a leggere la notizia. In verde abbiamo evidenziato il corpo centrale, che sviluppa quanto anticipato nel lead, e poi c'è la conclusione, che risponde proprio alla tipologia che abbiamo enunciato in precedenza. Infatti è una battuta e dice: magari la sorpresa nascosta in un ovetto preistorico? C'è un'allusione ovviamente al fatto che la scoperta di un oggetto per i bambini può essere legata alla loro esperienza quotidiana, non si discartare un ovetto e di trovarci appunto una sorpresa.